Dalle frequenze di Radio Mater va ora in onda Testimoni del Cielo, rubrica sul disagio in diretta dal Cufra di Somma Riva del Bosco in provincia di Cuneo. Auguriamo a tutti un buon ascolto e diamo subito la linea al sociologo Fabrizio Gagno per l'introduzione. Cari ascoltatori, un saluto affettuoso da parte di tutti noi, ben ritrovati. Da parte di Fabrizio Gagnor, che vi parla insieme con i nostri ospiti che sono presenti con me questa sera. Questa sera parliamo della personalità e come fare per costruire una personalità forte. E non ci basta una trasmissione, faremo un po' di puntate su questo. Mi sembra così importante, perché parlarne? Ma, cari ascoltatori, i motivi sono molteplici. Nei giorni scorsi, ovunque, si è ricordata la figura luminosa di San Giovanni Paolo II e si è sentito riflettere sulla personalità forte, limpida, chiara. In questo tempo di epidemia si sente l'esigenza di poter affrontare, superare questo disagio, questo periodo così difficile per tutti. E si sente parlare della resilienza, se ne parla tanto, noi ormai da diversi anni abbiamo fatto numerose trasmissioni su questo. E chi resisterà, no? Psicologicamente, psichicamente, socialmente, a questi scossoni? Chi resisterà con equilibrio? E chi riuscirà ad avere e a coltivare le risorse e le capacità per far fronte a questo tempo? Un altro motivo per cui ne parliamo è che le persone con problemi di dipendenza patologica che vengono a curarsi nei luoghi di cura del CUFRAD hanno il nodo problematico di come riuscire, si capisce, a capire le ragioni del proprio male, stabilizzarsi, ma poi perseverare, avere una personalità stabile, forte. E per tutti questi elementi, vedete, ve ne ho fatti elencati tre, ma voi potete andare avanti per tanti altri motivi che ci inducono a ritenere che sia proprio necessario avere una personalità forte. Ma poi ci chiediamo, che cos'è la personalità? Perché tutti abbiamo in bocca questo termine, la personalità, poi uno si chiede, ma dimmi un po', e che cos'è? Di questo parliamo stasera, perché vedete, prima di addentrarci al dirci come fare a costruire la personalità forte, come funziona l'io, allora cerchiamo di capire che cosa la personalità è e poi gradualmente cercheremo di vedere che cosa si è studiato in merito. Le domande che viene da farsi è dire, ma è innata oppure si può imparare? Per una presentazione con carattere introduttivo, perciò sul tema della personalità, tra tante fonti ho scelto quella pubblicata sul sito State of Mind, che è adatta all'incontro di questa sera. Allora iniziamo, non prima però di avervi detto che è bello, come sempre, che la trasmissione venga condivisa con tutti voi proprio nella interazione. Per questo vi ricordo fin d'ora che è importante che voi partecipiate con i vostri messaggi. Vi dico il numero per i messaggi da inviare a Radio Mater: 331 791 45 23. Se non lo conoscete a memoria, scrivetevelo, lo ripeto, per i vostri messaggi: 331 791 45 23. Se vi viene più comodo scrivere le email, scrivete a diretta@radiomater.org.
Come siamo abituati, perciò io vi dirò qualcosa introduttivo a questa tematica della personalità. Abbiamo con noi due psicologi, la dottoressa Alessandra Conti e il dottor Dario Bozzato. C'è con noi il signor Emiliano, che vorrà portarci la propria personale esperienza che ha vissuto precedentemente e poi nel periodo di cura effettuato qui. E poi ci sono tutti i vostri interventi da ascoltare, da leggere e da condividere. Allora andiamo per ordine. E personalità. Il termine personalità deriva dalla parola persona, un termine latino, ma si indicavano le maschere. La persona era la maschera che gli attori indossavano per rappresentare le parti diverse che gli venivano assegnate. In questo senso il termine persona da una parte fa riferimento al ruolo che può essere giocato da un attore o attori diversi, ma dall'altro lato richiama dei modi di sentire e di agire che, siccome fanno riferimento al ruolo, possono essere simili in più individui. Perciò vedete, come un foglio di due pagine, quando cominciamo ad avvicinarci a capire cosa vogliamo intendere con personalità. Quindi ci sono degli aspetti unici, perché quell'attore, uno che agisce sulla scena del mondo, interpreta quel ruolo che gli viene assegnato in modo assolutamente unico e irripetibile, ma non senza ricordarsi che lo esercita perché in modo personale, perché non può scrollarsi di dosso tutte le conseguenze dei condizionamenti che ha ricevuto. Lo interpreta. Anche se il ruolo può essere simile tra uno e l'altro, però la persona si trova a dover interpretare. Nella psicologia della personalità si definisce la personalità come una organizzazione con molti fattori, condizionamenti di cui vi stavo dicendo, che è propria di ogni essere umano, ognuno la interpreta, è come vi ho detto, ma che è capace, questa organizzazione interiore, di guidare il modo di percepire il mondo e di agire nel mondo. In quel modo la persona ha una unicità. In altre parole ancora, la personalità è una organizzazione complessa dei modi di essere, modi di conoscere, modi di agire, che assicura unità, coerenza, continuità, stabilità, progettualità a quella persona nelle relazioni col mondo. Quindi gli esperti, gli addetti a questo ambito, definiscono la personalità come una costruzione che occorre nel corso dello sviluppo dell'individuo attraverso continue interazioni dell'individuo con l'ambiente. Allora, questa sera che voglio introdurre un po' il tema della personalità, perché poi come facciamo a andare avanti su questo discorso se non abbiamo qualche piccola base, no? Per poter dire come faccio a costruire una personalità salda. Allora, costruirla salda, devo prima sapere che cosa è la personalità. Ci sono alcune parole che è bene chiarirci un po' nel dialogo insieme. Personalità, carattere e temperamento. Cos'è il temperamento? Il temperamento viene definito come una serie di aspetti congeniti
non trasformati dalla cultura nella quale si vive come esplicitazione di caratteristiche innate nell'individuo, caratteristiche genetiche, ci viene detto. Ma pensate che gli uomini hanno pensato, hanno riflettuto sul tema della personalità fin dall'antichità. Addirittura, riguardo a questo concetto del temperamento, sentite un po', tanto per fare dei paragoni, che poi ci ricordano, sentirete nella terminologia, che ci fanno venire in mente delle cose che avete già sentito. Nell'antichità, secondo Ippocrate, lui diceva che alla base del temperamento umano c'erano quattro umori, li chiamava così, pensate un po'. Diceva che circolavano, secondo quell'antica concezione, il flegma, il sangue e poi, diceva lui, la bile, e la bile gialla e la bile nera. Ma cosa voleva dire lui? Se tra i quattro fluidi che lui pensava esistessero c'era equilibrio, allora la persona era in buona salute, altrimenti ci sarebbe stato uno sbilanciamento, uno squilibrio che avrebbe portato alla tendenza alle malattie. Non solo, ma lui diceva, e a quell'epoca c'era quel pensiero, pensate un po', che la diversa concentrazione di un determinato umore avrebbe portato alla presenza di un certo tipo di temperamento. Allora lui diceva quattro temperamenti diversi, ed è qui che volevo arrivare, altrimenti non vi avrei fatto questo riferimento, perché poi vi fa venire in mente delle cose questo, no? Temperamenti diversi, diceva già lui nell'antichità, come segno della carenza di armonia nella persona. Diceva quattro tipologie, diceva lui. Il flemmatico, eccolo lì che saltano fuori, e guardate un po' da dove vengono fuori queste terminologie. Il sanguigno, quello che è bilioso, rabbioso, e il melanconico. Pensate che da dove, come vengono da lontano, queste idee. Mentre invece avviciniamoci un po' ai tempi nostri, dicendo cose più utili. La teoria biopsicosociale ha riflettuto sulla personalità e afferma, Kloeninger, che la personalità è divisa in due dimensioni psicobiologiche. Eccolo lì, il temperamento e il carattere. Secondo questa teoria biopsicosociale del 1993, allora, il temperamento riflette una base psicologica, biologica. Biologica determina la spinta a agire, la persona è indotta ad agire dal temperamento, quello innato. Mentre invece il carattere sarebbe il risultato dell'interagire da parte della persona con l'ambiente. Capite? Allora lui dice, ci sono due elementi, uno il temperamento ereditato, individuabile già dall'infanzia, che rimane stabile, quel temperamento quella persona, ma non puoi dire che la personalità sia identificabile con quello, no, perché c'è l'altro aspetto che è il carattere. E allora, secondo questa teoria, la persona interagisce col mondo e quel tipo di attitudine interagita con l'ambiente influisce e va insieme a costituire, diceva questa teoria, con quello che è la personalità. Perciò, secondo questa teoria, la personalità diventa la combinazione tra il temperamento e il carattere. Lo studio della personalità, allora, si muove in due elementi. Non vorrei annoiarvi, però sono importanti queste cose, per questo ho pensato che fosse bene parlarne, altrimenti rischiamo di fare parole in cui ognuno dice la stessa parola di un altro ma la intende in modo diverso.
si parla di struttura di personalità e di dinamica della personalità. E abbiamo sempre da imparare. La struttura, cosa vuol dire? Fa riferimento a come la personalità si presenta e si manifesta in quelli che vengono chiamati, l'avete sentito dire, i tratti di personalità. Non perdete il filo, stiamo dicendo che cosa è la personalità, deriva da questa origine del termine, dalla maschera, c'è un ruolo, l'interpretazione personale, poi ci sono varie teorie che hanno provato a studiare come una montagna, non è che uno può dire quella teoria è vera, l'altra non è vera, è come una montagna, la guardi da diverse parti, da una parte la vedi in un modo, poi giri intorno, la vedi in un altro, ma la montagna è sempre la stessa, è vera l'uno ed è vero anche l'altro, è capace chi sa valorizzare sia un punto che l'altro. Allora vedete, ci sono dei tratti di personalità. Che cos'è il tratto della personalità? È una disposizione ad agire della persona indipendentemente da come variano le situazioni di contesto. Cioè quella persona regola le emozioni, gli affetti, elabora le informazioni in modo abbastanza regolare. Quello lì va avanti, come dire, come potremmo fare un esempio, ha quella strada lì, percorre la sua strada, ha quell'impostazione, capite? La dinamica della personalità invece si occupa del funzionamento della personalità nel momento in cui l'individuo riflette su se stesso e nella interazione col mondo, con gli altri, vuole raggiungere degli scopi. Vedete che interessante è questa cosa. Cioè, stavamo dicendoci, c'è un temperamento, c'è un carattere, quindi la personalità come la combinazione tra il temperamento e il carattere. Bene. C'è la struttura, mentre il carattere dipende dall'influenza dell'ambiente, allora una persona ha un tratto di personalità che è il suo modo di impostare, ma questo non è rigido, ha una dinamica in funzione di come si interfaccia col resto che gli sta intorno. Perciò pensate un po', nel movimento tra tutte queste situazioni che vi sto raccontando si va a presiedere a quella che è la costruzione dell'identità, l'identità che regola la condotta della persona, consente all'individuo di essere capace di adattarsi, soddisfare i bisogni. Quindi i tratti di personalità, e sono stati diversi autori, indirizzi di psicologia della personalità che hanno affrontato in modo approfondito, non è questa la sede per addentrarci in modo specifico, però c'è un punto di base che dice che c'è una struttura latente o di tratti o disposizioni di base che dà conto di quelle che sono le condotte psicologiche. Quindi è quello che vi stavo accennando prima sui tratti di personalità. Guardiamo la montagna da un altro punto, da un altro aspetto. La teoria dei 5 grandi fattori della personalità. Quali sono? 5 fattori che rappresentano un punto di convergenza di quella teoria dei tratti di personalità. Che succede? Che se mettete insieme, vedete,
i tratti di personalità, la struttura, quello che vi stavo dicendo, quindi, e poi lo abbinate alla dinamica, che cosa succede? Sono cinque dimensioni che corrispondono a macro categorie che servono per descrivere le diversità tra gli individui. Allora vedete che ritorna il termine persona, maschera, immagine, ma ognuno la interpreta in modo diverso, con delle tendenze, allora il temperamento ereditato, ma frutto di tutta l'interazione col mondo esterno, quindi condizionato, rimane un orientamento di fondo, ma che poi si esplicita. Vi elenco queste caratteristiche. E l'estroversione, è una persona estroversa o introversa, è un incontro del sé e con le circostanze della vita. Il polo positivo di questo fattore è una emozionalità positiva, l'estroverso, socialità, mentre invece il polo negativo è la persona che è introversa, viene preso dal mondo interno più che dal mondo esterno. Bene, l'amicalità, o il bipolare tra gradevolezza oppure ostilità, che si può avere questi due poli. Il polo positivo, una persona altruista che coopera, cordiale. Il polo negativo diventa ostile, ipersensibile, indifferente, cinica. Un terzo fattore di personalità, una macrocategoria, la capacità o meno di essere coscienziosi, quindi la persona che ha capacità o meno di autoregolarsi, quindi aspetti di tipo inibitorio, puntuale, affidabile, scrupoloso, oppure proattivo, la persona che è capace di, come dice la parola proattivo, dirigere le proprie energie verso azioni, mete, obiettivi. Ecco, vedete, questo nel polo positivo di chi vive questa tendenza e questo sviluppo, allora diventa una persona scrupolosa, perseverante. Le ultime due, la capacità o meno di avere la stabilità emotiva, quindi lo sbalzo nevrotico. Il polo positivo è una persona che è stabile emotivamente, si va verso la sicurezza di se stesso. Il polo opposto invece è vulnerabile, insicuro, instabile. Poi l'ultima macro categoria, l'apertura a esperienza, la creatività, l'originalità, far dare frutto dell'esperienza e di lì andare avanti. Invece ci sono, immaginate tutti quelli che hanno proprio l'intelligenza creativa, poi invece ci sono coloro che sono solo capaci di eseguire, magari sono perfetti nell'eseguire, tante persone anche tra quelli che sono i migliori a scuola, nella scuola vecchio sistema, perché apprendono perfettamente bene le nozioni, le ripetono in modo preciso, ma non sviluppano un pensiero che va oltre, perché non lavorano sull'esperienza per sviluppare situazioni diverse. Perché vi parlo di queste cose? Perché vedete, cari amici, che abbiamo bisogno, per costruire una personalità forte, perché questo è il punto di cui abbiamo cominciato a parlare questa sera, abbiamo bisogno di osservare questa montagna della personalità, guardandola dalle diverse parti di osservazione. Non abbiamo ancora guardato, ma lo faremo nella prossima trasmissione, l'approccio psicodinamico, e poi anche molto interessante, se ci sarà tempo lo faremo questa sera oppure la volta prossima, l'approccio del comportamentismo e la teoria cognitivo-sociale. Sono vari aspetti di osservare la montagna e poi dopo
che l'avremo osservata dall'esterno, proveremo a cercare di capire. Bene, adesso che ho un'idea un po' di che cosa sia la personalità, posso dirmi, ma posso fortificarmi, posso rendermi stabile, come posso andare avanti, migliorarmi? Questo è ciò che cerchiamo di fare insieme con voi. Su questi punti ascoltiamo i nostri ospiti, ci porteranno degli esempi, e perché la parte che io vi ho presentato capisco che non è leggerissima, però tanto per entrare nella tematica vi ho cercato di trasmettere alcuni punti fermi che dobbiamo avere tutti presenti. Allora, vi ricordo, cari amici, per le vostre domande, i vostri riflessioni, i vostri pensieri, ciò che avete piacere di condividere, mandate i vostri messaggi al 331-791-4523, oppure scrivete a diretta@radiomater.org. Per telefonare in diretta, telefonate allo 031-64-60-00, è il numero della diretta di Radio Mater, 031-64-60-00. Ascoltiamo i nostri ospiti, dottor Bozzato. Grazie Fabrizio. Bentrovati tutti, cari amici di Radio Mater, è un piacere tornare a parlare sulle vostre frequenze. Ma allora, la tematica che abbiamo iniziato a trattare questa sera è una tematica sicuramente molto ampia, quindi necessiterà di diverso tempo per essere trattata nella sua completezza, però sicuramente dalle informazioni che abbiamo iniziato a cogliere questa sera, secondo me vanno tratte alcune linee guida, soprattutto per poi calare il discorso nel lavoro che viene effettuato all'interno del luogo di cura del CUFRA, ovvero il trattamento, l'aiuto delle persone che hanno avuto o hanno problemi di dipendenza patologica. Ascoltando l'introduzione abbiamo compreso che la maggior parte delle correnti di studio della personalità chiaramente mette a confronto gli aspetti più innati, quelli biologici, con quelli appresi, quelli che avvengono durante la vita tramite l'interazione con l'altro, tramite l'interazione con l'ambiente. La personalità può essere vista come un insieme di modalità comportamentali che ogni individuo mette in atto, nel modo di approcciarsi con l'altro, quindi nell'interazione con l'altro, e quindi anche poi, in seconda battuta, chiaramente per quanto riguarda l'aspetto dell'adattamento. Questo è chiaro. Chi soffre di una problematica d'abuso, l'alcol, le sostanze, comportamenti di dipendenza senza sostanze, quelli cosiddetti appunto più moderni, nuove dipendenze e via dicendo, ha sicuramente un problema significativo per quanto riguarda la propria personalità, un qualcosa che va legato all'incapacità di mantenere la costanza, di mantenere il cambiamento costante. Diciamo prima appunto, una personalità forte è una personalità che rimane salda, che rimane costante e coerente nel corso delle situazioni. Abbiamo ascoltato prima Fabrizio, no? Quando definiva i tratti di personalità che sono indipendenti da quello che succede attorno. Quelli sono indipendenti, sono nostri. Indipendentemente appunto dalle situazioni che percepiamo, dalle situazioni che viviamo, dal contesto nel quale viviamo. Purtroppo chi ha sviluppato una problematica di dipendenza talvolta è manchevole per questo aspetto, non è costante, tende a cambiare idea facilmente, tende a cambiare molto molto facilmente il proprio approccio alle situazioni, tende a vivere le situazioni relazionali, le situazioni contestuali in maniera utilitaristica. Cosa voglio dire? Magari può essere utile per chi ascolta la trasmissione appunto riconoscere quello che stiamo dicendo questa sera in qualcuno, un familiare, un qualcuno che si conosce che ha problema della dipendenza, perché ricordiamocelo, il problema della dipendenza non è un fenomeno nascosto a tutti, lontano da tutti, per carità,
per carità, non voglio che sia vicino a me, non voglio che faccia parte della mia famiglia. Purtroppo sappiamo, e ne abbiamo chiaramente anche un ritorno quando ci approcciamo alle situazioni che ci vengono presentate, che è un problema reale, che è un problema che può toccare qualsiasi persona in un determinato momento della propria vita. E quindi cerchiamo di dare magari qualche piccola linea guida per riconoscere un po' il problema, e chiaramente una volta che si riconosce il problema magari iniziare anche a poter chiedere aiuto. Chi ha un problema di dipendenza patologica probabilmente ha di suo una base biologica di un certo tipo, ma è anche stato influenzato nel corso del tempo dalle esperienze che ha vissuto, dal contesto nel quale è vissuto, e chiaramente quando parlo di contesti parlo anche di persone, chiaramente dalle persone che ha incontrato durante la sua vita. Sappiamo, e la maggior parte degli studi moderni lo conferma, che lo sviluppo di una dipendenza, l'arrivo ad utilizzare delle sostanze, è un qualcosa che per la maggior parte delle volte accade in compagnia, mai da soli, quindi insieme ad altre persone. L'esperienza dell'utilizzo di sostanze è, per la maggior parte dei casi, un'esperienza relazionale, quindi influenzata dalle persone che incontriamo, dal contesto in cui viviamo. Poi il nostro modo di approcciarci alla situazione, il nostro modo di reagire a quello che succede, fa sì che i nostri tratti nella personalità facciano sì che noi apprendiamo il nostro modo di relazionarci con le sostanze. Una persona che viene a chiedere aiuto in comunità sente il bisogno di chiedere aiuto perché sente il bisogno di cambiare il proprio approccio di vita, il proprio stile di vita, perché purtroppo la situazione che ha vissuto, la situazione che ha sperimentato nel corso della vita l'ha portato a usare l'alcol, a usare la sostanza, l'ha portato a variare il suo modo di relazionarsi con gli altri, proprio in relazione alle sostanze che ha utilizzato. In comunità arriva, e se riesce a fare questo passo non sempre semplice, me ne rendo conto, ma molto forte, di chiedere aiuto, si affida a qualcuno per poter cambiare, per poter costruire quella personalità forte, come la definivamo prima. Arrivo, che sono tutto frammentato, ho tantissime ferite che hanno condizionato il mio modo di agire, devo poter avere un luogo e qualcuno nel quale fermarmi e cercare di cambiare. E cambiare vuol dire andare ad analizzare queste ferite che il mio corpo ha subito, che la mia psiche ha subito, e cercare di trovare la maniera per fortificare la mia personalità. In questo senso mi viene da dire che la cosa più importante è cercare di imparare la costanza, imparare a essere coerenti. Questo è un qualcosa che noi notiamo spesso negli ospiti che chiedono aiuto a noi. Hanno estrema difficoltà a essere costanti, a essere coerenti, come se quell'aspetto della loro vita non si fosse mai sviluppato completamente. Io so, mi devo svegliare la mattina per andare a lavorare, mi devo occupare dei miei figli, devo occuparmi di mia moglie, devo occuparmi dei miei genitori. Sono coerente, sono costante, quelle sono le mie priorità. Se è stato fatto un buon lavoro, la mia personalità è forte, nonostante quello che succede io continuerò a comportarmi in quella maniera. Se non sono forte, se non sono coerente, anche se questi aspetti mi sembrano importantissimi la mattina quando apro gli occhi, mi lascerò influenzare da tantissime altre cose. Le sostanze purtroppo hanno questo tipo di influenza negativa. Una persona che magari fino a un certo punto della propria vita è stata una persona perfettamente inserita all'interno del contesto sociale, con degli obblighi, con delle mansioni, con la forza di affrontare tutto quanto, in un certo momento di difficoltà può essere chiaramente condizionata da fattori esterni, qualunque essi siano. Sappiamo, abbiamo parlato tante volte, i lutti, il cambiamento, la salute e via dicendo, può a un certo punto non essere più così forte, non essere più così coerente e costante, e in quella frattura, in quella crepa si possono instaurare i problemi di dipendenza. Per iniziare
e dico appunto iniziare un cammino di cambiamento, è importante andare ad analizzare dove si è inserito questo problema di dipendenza, in che fase della propria vita, quali sono le fragilità che mi hanno portato in quel dato momento a cedere all'alcol, a cedere alle sostanze. Io passerei la parola alla collega, così approfondisce magari questa tematica che ho accennato. Grazie. Buonasera a tutti. Sì, agganciandomi un po' a quello che diceva il dottor Bozzato, sia nelle dipendenze così come nei vari disturbi poi di personalità, no? Perché anche quelli poi alla fine poi fanno parte, diciamo che il nostro carattere, che poi è quello innato che determina la nostra personalità, molto spesso è formato da dall'interazione con l'ambiente, e per ambiente spesso si intende soprattutto anche il passato. Infatti la nostra personalità si forma fin da bambini, quindi fin dall'infanzia, ed è proprio lì che magari nascono le prime ferite nel contesto in cui noi ci troviamo a vivere, quindi familiare, relazionale e sociale. Proprio quelle ferite lì creano un vuoto nella nostra personalità e ci portano a creare quella corazza caratteriale che ci portiamo dietro tutta la vita, che ci difende dall'ambiente esterno. Ed è proprio questa corazza che spesso hanno i nostri pazienti che hanno una dipendenza. È una corazza che li salvaguarda dal loro vuoto, dalle loro ferite. E queste ferite molto spesso li rendono fragili, ed è proprio il lavoro che noi cerchiamo di fare qui in comunità, cercare di abbattere questa corazza, che è una corazza che sicuramente è difficile da poter abbattere, ci vuole sicuramente del tempo. Più forte, un io, come si diceva prima, che ha una sorta anche determinato quello che io oggi sono. Spesso infatti si dice io sono fatto così, però in realtà non è mai vero che sono fatto così, perché quello che io sono fatto così in realtà è l'ambiente che magari mi ha portato a diventare così. Ed appunto quello che veniva detto prima, che la nostra personalità appunto è fatta dai tratti, quindi che da quello che io sono in maniera biologica, e il carattere, che appunto è quello che si è costruito poi nel tempo e che è anche poi difficile da modificare. Sì, cari amici, è bene partecipare tutti insieme, così almeno vi ricordo, stanno già arrivando le vostre prime considerazioni. Scrivete i vostri messaggi al 331-791-4523, oppure scrivete a diretta@radiomater.org. Se volete telefonare in diretta, il numero è 031-64-6000. Stasera stiamo introducendo il tema della personalità. È un tema immenso che riguarda una fetta estremamente importante della psicologia, perché è anche di tutti gli aspetti di interazione sociologici, quindi, perché poi ha tanto a che fare, lo accennava la dottoressa Conti, con i disturbi di personalità di cui tanto si sente parlare, di tutti i vari tipologie. Allora, intanto comincio a leggere il messaggio di Ilenia, che ci dice così: ho scoperto da adulta di avere una personalità forte, pur essendo molto sensibile, ma nella società di oggi la mia personalità forte viene confusa, scambiata come fosse arrogante. La percezione di Elenia è questa: il mio parlar chiaro, anche se con educazione, ma direttamente alla persona, oggi sembra dare fastidio. Perché? Ci chiede Elenia. Cominciamo a rispondere a questa domanda, a questo argomento, e poi ascoltiamo anche la testimonianza di Emiliano. Nel frattempo stanno arrivando i vostri messaggi e li ascolteremo dopo. Grazie Fabrizio. Grazie anche Elenia per il suo messaggio, ma effettivamente quello che lei descrive purtroppo è un qualcosa
che viene notato molto spesso, no? Viviamo in una realtà nella quale appare quasi necessario, per affermare la propria presenza, quello di sopraffare l'altro, prevaricare, no? Quindi in questo caso lei dice, anche se parlo chiaro con educazione, vengo percepita dagli altri come una persona arrogante. Talvolta le persone che hanno delle capacità comunicative forti, molto dirette, molto decise, vengono scambiate per arroganti, indipendente dai contenuti, nel senso che io posso essere una persona che parla in maniera estremamente educata, estremamente decisa, ma portare dei contenuti molto validi, e magari molti scambiano questo per arroganza, no? Sono una persona che sa tante cose, mi piace condividerle, mi piace dirle, in questo caso magari facendomi notare. Rientra purtroppo nel bisogno che abbiamo nella società moderna, appunto, di trovare un po' con forza il nostro spazio. E lei dice però anche un'altra cosa estremamente importante, forse più collegata al mondo della psicologia: ho scoperto da adulta di avere una personalità forte, pur essendo molto sensibile. Probabilmente la sua sensibilità, il fatto magari di percepire in maniera più forte a livello emotivo, con più impatto emotivo, le situazioni esterne, hanno fatto sì, come diceva la mia collega Conti prima, che la sua corazza di personalità si sia costruita più forte, dando, intendo dire, l'impressione di diventare sempre di più una personalità forte, ma con un mondo interiore assolutamente delicato, assolutamente votato all'empatia e via dicendo, altrimenti non si descriverebbe come una persona sensibile. Questo è un meccanismo che succede effettivamente molte volte. Mi sento troppo in difetto, mi sento troppo timoroso nei confronti di quello che succede all'esterno, appunto, sono troppo sensibile, sono troppo emotivo, mi difendo, costruisco, ho dei meccanismi di difesa molto radicati che impediscono al mondo esterno di ferirmi, e questo spesso viene scambiato con, diceva appunto lei prima, arroganza e via dicendo. Grazie per la condivisione. Allora, per i vostri messaggi 331-791-4523, per le vostre email diretta @radiomater.org, per telefonare in diretta 031-6460-00. Ascoltiamo Emiliano. Allora, io volevo raccontarvi la mia esperienza di prima del CUFRAD e durante il CUFRAD. Prima del CUFRAD la mia personalità era una personalità irascibile, pronta a scoppiare come qualsiasi cosa non andava secondo i miei programmi, ma questo in realtà nascondeva un'enorme fragilità che mi portavo dentro e che cercavo di soffocare con le sostanze. Una volta entrato al CUFRAD ho dovuto far emergere il mio lato di personalità forte, pronto a far ingoiare un sacco di rospi a me, perché lì dovevo affrontare tutte quelle che erano le mie paure e i miei disagi, e non avevo la sostanza ad aiutarmi, mi potevo solo aiutare da solo e potevo chiedere aiuto agli educatori e agli psicologi. Questo è quello che mi sento di potervi dire: non arrendersi mai quando le cose non vanno secondo quello che si sperava. C'è sempre una seconda possibilità. Ascoltiamo Filippo, ci dice così: salve a tutti, avete parlato di tipi di personalità. Io credevo che la personalità fosse unica. Quanti sono i tipi di personalità? Vi ricordo, cari ascoltatori, per i vostri messaggi 331-791-4523 oppure
diretta@radiomater.org per le vostre email e per telefonare in diretta 031 64 6000. Allora, per rispondere a Filippo, diciamo che la personalità, appunto perché è formata da esperienze personali, anche da condizioni innate e delle caratteristiche anche poi anche biologiche, possono esserci tantissimi tipi di personalità. La personalità è quello che poi ci rende unici. Ognuno di noi può avere dei tratti, se vogliamo, anche comuni, però è anche vero che persone con la stessa esperienza di vita spesso sviluppano una personalità o un modo di guardare il mondo completamente diverso, appunto perché oltre a una componente generale di personalità esistono poi tantissime altre poi variabili che hanno poi a vedere molto spesso con il mio modo anche di guardare e reagire nel mondo. Eh sì, certo, quello che diceva la collega è proprio reale. L'unicità di una persona è un insieme appunto di basi biologiche e di esperienze condivise. L'ottica delle catalogazioni serve soltanto chiaramente per gli studiosi, chiaramente per creare delle macro categorie nella quale inserire. E anche per quanto riguarda lo studio della personalità, chiaramente questo ci aiuta per poter individuare delle comuni, no? Quindi questa persona ha dei tratti simili a quell'altra, allora magari ne ha un funzionamento simile. Questa forse è l'ottica proprio utile della categorizzazione. Un esempio che viene in mente, forse non è tanto adatto, però che ci aiuta un po' a guardare questa montagna della personalità, l'abbiamo osservata. Abbiamo cominciato a osservarla attraverso alcuni prospettive, alcuni modi di vedere. È come un canto che venga cantato da cantanti diversi. Il canto è sempre lo stesso, ma se tu lo senti cantato da una persona o dall'altra, cambia. Il canto è lo stesso, però dipende da chi lo canta. Ecco. E, allora, ci scrive Enrica. Da bambina mi veniva detto che io dovevo rispettare la personalità altrui, che voleva dire che io non dovevo proprio esprimere la mia personalità, se no voleva dire che ero una bambina cattiva, però dovevo rispettare quella degli altri. E faccio ancora adesso la vecchia buona che giudica senza dirlo. Oh, poveri noi, ascoltiamo i nostri ospiti. Grazie Enrica per la condivisione, che sicuramente oltre ad essere importante, anche magari vissuta con molto dolore, mi viene da dire, perché è un qualcosa che probabilmente le è stato insegnato, perché probabilmente in quel periodo storico nel quale lei è cresciuta era l'indicazione di massa, è condivisibile fino a un certo punto, chiaramente apprezzare, ascoltare l'altro, soprattutto quando l'altro è una persona di esperienza, è sicuramente un valore che andrebbe anche tramandato più forte, mi viene da dire, soprattutto in questo periodo storico. Però l'inibizione della propria personalità in favore appunto di quello che descriveva Enrica chiaramente poi porta delle conseguenze, e lei le conseguenze le descrive ancora adesso, no? Lei giudica senza interagire con l'altro, no? Quindi è come se come se il suo modo di approcciarsi alle situazioni esterne fosse un modo non relazionale, ma fosse un modo difensivo all'ennesima potenza. Non si sente, credo, libera di comunicare quelle che sono le sue opinioni, quando magari l'esperienza di vita, le situazioni che ha vissuto sarebbero degne di essere condivise con gli altri. Ogni esperienza di vita vissuta in maniera intensa, in maniera viva, in maniera profonda, è degna di essere condivisa con gli altri, perché è esperienza. Sì, collegandomi un po' a quello che diceva il dottor Bozzato,
Diciamo che quello che ci porta la signora Enrica è un po' una sorta di maschera che è stata costretta un po' a indossare, quindi una maschera che non le ha permesso di poter esprimere appieno la sua personalità, perché magari i genitori o il contesto in cui viveva gli impedivano magari alcune cose che lei avrebbe voluto fare. Quindi immagino che Enrica avrà provato grandissima poi sofferenza a non poter esprimere appieno quello che lei poi è e che nel tempo magari poi è riuscita poi a dimostrare. C'è un'altra domanda che dice così: cosa pensate di questo? Spesso tante dipendenze dipendono, ci scrivono, non è firmato, ma da una sostanziale superficialità, infantilismo dell'individuo, un tratto che è curabile forse più con la cultura, l'interesse per quanto sta intorno e con lo sviluppo di una sensibilità aperta all'esercizio delle virtù, imparare a dare valore solo a ciò che ha effettivamente valore. Ecco, ascoltiamo i nostri ospiti. Grazie. Ma io non sono molto d'accordo sull'aspetto che le dipendenze dipendano sostanzialmente da superficialità o infantilismo individuale, ascoltando le storie degli ospiti che conosciamo al CUFRAD o delle persone che telefonano per chiedere aiuto. Sentiamo non solo con le orecchie ma anche con le nostre capacità interiori tutto un mondo fatto di non superficialità, anzi di profondo dolore, profonda sofferenza. Magari è superficiale l'approccio che si ha meccanico alle sostanze, quello può essere l'esempio di un giovane insieme agli amici non ha mai provato a fumare della cannabis e per superficialità, per infantilismo come lo descriveva il nostro amico o amica, si approccia. Lì sì, posso dare ragione, c'è magari una superficialità nell'approcciarsi, ma lo strutturarsi di una vera e propria dipendenza è un qualcosa molto legato al proprio mondo interiore, che non è qualcosa di superficiale, anzi è profondo, è fatto di dolore, sofferenza, è fatto di rancore, rabbia. Il signor Emiliano che ci ha parlato prima, secondo me lo ha descritto bene di qual era il suo modo di approcciarsi alla realtà prima di fare un lavoro profondo su di sé e sulle sue dinamiche comportamentali. Esplodeva per qualsiasi cosa, era totalmente in contatto con quella parte più rabbiosa di sé e non riusciva a contenerla se non tramite l'uso delle sostanze. Io ci leggo tutto tranne che un approccio superficiale. Condivido però, mi ripeto, con l'aspetto superficiale del non dare il giusto peso al primo bicchiere, al primo tiro di cannabis e via dicendo. Sì, sicuramente è importante dare importanza alle cose poi fondamentali, però nel caso delle dipendenti concordo con il mio collega che la dipendenza è dovuta a delle ferite emotive profonde, a un senso di vuoto che per me è incolmabile e che non riesco a gestire, quindi io metto a tacere quel senso di vuoto e quella sofferenza che provo con l'uso di sostanze che in quel momento mi scollegano e mi fanno abbandonare a tutto il dolore che magari io posso provare. Quindi diciamo che nelle dipendenze poi non c'è nulla di così superficiale, anzi è tutto molto più profondo, e anche poi le varie origini che portano poi alla dipendenza. Sì, ancora un messaggio che è arrivato che può aiutare a districare questo argomento di cui si sta parlando adesso, perché un conto è la superficialità osservata, l'altro invece è il meccanismo interiore. I nostri ospiti ci stanno spiegando della complessità e della
tragedia interiore che la persona vive, correlata al fatto dei comportamenti di dipendenza e di disagio che sono così dilaganti. Allo stesso modo, però, fa quasi stupire, e questa è una bella riflessione che voi ascoltatori avete portato, vedere come ci sia una leggerezza nel non prendere in considerazione, ricordava bene il dottor Bozzato, le conseguenze dei propri atti. Ma veramente viene da pensare che questo sia proprio collegato anche alla difficoltà di cercare il senso profondo della propria esistenza. E l'ultimo messaggio che leggo dice così: mi collego ai messaggi che sono stati inviati o ascoltato in diretta, e si chiede come comportarsi nella società di oggi. Ho esperienza di una generazione più anziana, capace di cose semplici, di ascolto. Oggi sembra invece che essere moderni significhi necessariamente essere superficiali. E con questo, cari ascoltatori, ci fermiamo. Io ringrazio tutti voi che avete partecipato con i vostri messaggi, che sono sempre molto molto utili. Andremo avanti su questa tematica perché è così importante, ci riguarda tutti, ma proprio tutti da vicino. Il prossimo appuntamento col CUFRAD è giovedì 4 giugno, sempre alle 17:30. Se volete riascoltare la presente trasmissione, la ritrovate sulla pagina Facebook CUFRAD News su alcol e droghe, oppure sul canale YouTube CUFRAD Centro di Cura, o passando dal sito cufrad.it. Grazie per essere stati con noi, vi invito a rimanere all'ascolto delle trasmissioni di Radio Mater. Col canto finale restituisco la linea alla regia centrale. Grazie. Io sogno che l'amore del Signore venga rivelato a tutti gli uomini. L'amore del Signore venga rivelato a tutti gli uomini. Amare tutti gli uomini.